Buongiorno, oggi parliamo con il professor Benedetto Scoppola, che è il presidente dell'Opera Nazionale Montessori. L'Opera Nazionale Montessori ha quasi un secolo di vita, è nata nel 1924 e oggi, grazie ad una convenzione con il Ministero dell'Istruzione, cura il funzionamento delle scuole Montessori in Italia, si occupa della formazione dei docenti e tante altre cose. Senta, professore, intanto ci dica una cosa, ma in questo momento quante sono le scuole Montessori in Italia? Le scuole Montessori in Italia sono circa 300 e sono divise grosso modo così in 120 case dei bambini, cioè scuole dell'infanzia, e più o meno altrettante, forse 150 scuole primarie, e poi ci sono 25 scuole impegnate in una sperimentazione strutturata che si intitola Montessori Medie, cioè una sperimentazione strutturata per una realizzazione delle idee pedagogiche di Montessori riguardo all'adolescente nell'età da 11 a 13 anni. Ma questa è una cosa sperimentale, invece le altre scuole hanno una loro legislazione che è stabilita dal Ministero, insomma la differenziazione Certo. didattica è riconosciuta dal Ministero. Senta, professore, vogliamo raccontare in tre parole chi era, chi è stata e che cosa ha fatto Maria Montessori, anche se per la verità forse non ce n'è neppure bisogno, perché sicuramente Montessori è la studiosa, la scienziata italiana più famosa, più nota in tutto il mondo, quindi forse non ce n'è neanche bisogno, però magari due cose che riguardano direttamente la scuola le possiamo dire. Sì, Montessori è stato veramente un genio della pedagogia. Di fatto ha coniugato una conoscenza neuropsichiatrica di primissimo ordine, perché ha studiato nella scuola neuropsichiatrica romana proprio agli inizi del suo sviluppo, con una sensibilità per l'educazione, una sensibilità anche disciplinare, perché su certe discipline ha fatto delle proposte straordinarie. E soprattutto un amore per i bambini e una capacità di osservarli mentre lavorano, mentre imparano, che le hanno permesso di fare una proposta pedagogica veramente a misura di bambino. E a misura di bambino significa anche un po' al di là del tempo, cioè ha capito veramente come funziona il cervello del bambino quando impara. E soprattutto ha capito che il bambino vuole imparare, cosa che noi facciamo fatica, cioè tendiamo a dire: come facciamo a interessarlo? La scuola è una cosa che va un po' contro la volontà del bambino, quindi dobbiamo un po' trattarlo bene, interessarlo in qualche modo. Lei sapeva, perché osservava i bambini, che i bambini vogliono imparare, hanno una loro naturale tendenza a imparare e a capire le cose fino in fondo, e ha cercato di creare una scuola, un ambiente che li aiutasse in questo senso. Questa è la modernità e la bellezza della proposta di Montessori. Senta, professore, lei di formazione è un matematico. Ecco, come è entrato in contatto con il mondo della pedagogia, della psicologia di Maria Montessori? Cioè, e perché si è appassionato di Montessori e del suo metodo pedagogico? All'inizio sono entrato in contatto con Montessori in modo abbastanza casuale. Vedevo che i miei figli, che adesso hanno 30 anni, studiavano matematica a scuola in un modo che non mi piaceva tantissimo. Ho cominciato a studiare le varie possibilità di educazione matematica per i bambini e a un certo punto mi sono imbattuto in questi due libri che si chiamano Psicogeometria e Psicoaritmetica, che sono veramente geniali. Montessori aveva studiato in un istituto tecnico ad indirizzo fisico-matematico, quello che oggi chiamiamo il liceo scientifico, contrariamente alle volontà del padre che voleva che lei facesse la maestra. È buffo che la più grande pedagogista italiana è diventata quello che è diventata perché ha rifiutato di fare la maestra. Ma comunque, lei ha studiato tanta matematica, era molto brava in matematica, e ha scritto due libri che sono dei capolavori. Uno di questi era stato ripubblicato negli anni 70, ma intervenendo tantissimo nel testo, modificandolo. L'altro, ho avuto la fortuna qui all'Opera Montessori di leggere nella sua versione originale, che era in spagnolo, perché lei era scappata dall'Italia, perché a un certo punto il rapporto con il fascismo non è più funzionato e quindi lei è dovuta scappare, e si è messa a scrivere questo libro che si chiamava Psicogeometria,
che era veramente meraviglioso, ma nessuno l'aveva più ripubblicato. La pubblicazione fatta negli anni 30 in Spagna non era felicissima, anche perché stava per scoppiare la guerra civile, quindi l'editing era veramente modesto. Ma il libro era meraviglioso. E insomma, ho avuto la fortuna di parlare con gli eredi di Montessori, che in quel momento volevano ripubblicarlo, e quindi mi hanno, dopo un po' di trattative, mi hanno incaricato di curare questo editing della psicogeometria. E lì veramente, quando ho studiato il dattiloscritto originale di Montessori con le sue note a mano, a margine del dattiloscritto, insomma, mi sono reso conto della bellezza, della ricchezza di questo pensiero matematico montessoriano, coniugata appunto a questa idea di avere fiducia del bambino. In questi libri si fanno cose che oggi pensiamo essere difficili per i bambini, eppure quando i bambini entrano in contatto con queste idee matematiche in un modo in cui sono loro i protagonisti, veramente le vogliono capire fino in fondo. E ogni tanto uno vede quella faccia bellissima che fanno i bambini quando hanno capito, perché Maria Montessori li fa capire per conto loro delle cose anche non facili da un punto di vista matematico. Questo è stato il motivo per cui mi sono veramente appassionato della matematica montessoriana. Ma sulla base della sua esperienza, lei è ormai presidente dell'Opera esattamente da 10 anni, quindi ha visitato sicuramente molte scuole Montessori, conosce bene come funzionano, ma a suo parere, quale contributo la scuola Montessori può dare oggi al sistema scolastico nazionale? Cioè, oltre che fare una bella esperienza al proprio interno, le scuole Montessori possono essere utili anche agli altri? Possono dare un contributo allo sviluppo del nostro sistema scolastico? Questa è una speranza molto forte che ho, è una delle cose che mi spingono a ricoprire questo ruolo. Se lei legge le indicazioni nazionali, in realtà dentro le indicazioni nazionali ci sono delle idee montessoriane. Nelle indicazioni nazionali c'è scritto che il bambino deve essere il protagonista della sua educazione, ma le indicazioni nazionali non dicono come si fa. E la cosa è difficile, perché la tentazione per l'adulto di essere lui il regista di quello che succede nella classe è fortissima. Invece Montessori, soprattutto per quanto riguarda la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, ha creato una proposta veramente molto ben articolata, ecco. Ha fatto ha proposto dei materiali, delle attività molto ben pensate e anche dettagliate. Ha dato veramente dei dettagli con cui si riesce a mettere il bambino al centro dell'azione educativa. Naturalmente, un po' di queste attività sono basate sulla manipolazione, e quindi c'è bisogno, per realizzare una scuola che abbia delle idee montessoriane, c'è bisogno anche di metterci dentro dei materiali, e quindi c'è bisogno che le scuole si attrezzino per riuscire a creare degli ambienti educativi in questo senso. Ma io credo che le idee generali sono veramente vicine alle indicazioni per il curriculum. Quindi, diciamo, ha degli aspetti di socialità, degli aspetti di impegno. È bellissima una frase che dice all'inizio di Psicogeometria, in cui parla del bisticcio fra interesse e sforzo, a cui lei non crede, nel senso che nel momento in cui uno è interessato è disponibile a fare lo sforzo per capire le cose anche quando non sono tanto banali. E lei dice che uno che riesce a svegliare questo interesse, capace di sforzo, ha svegliato l'uomo. Professore, le prime scuole Montessori, le prime case dei bambini risalgono a più di 100 anni fa, nel 1907 erano nate. Quindi, a distanza di più di 100 anni, però, intorno al metodo Montessori c'è ancora un grande interesse da parte delle famiglie e anche da parte degli insegnanti, perché sono centinaia e centinaia gli insegnanti che ogni anno si rivolgono alla vostra associazione, al vostro ente, per poter fare corsi di formazione sul metodo Montessori. Ma secondo lei, come mai appunto il metodo Montessori, pur avendo più di 100 anni, è ancora così attuale ed è ancora così amato dalle famiglie, amato
dagli insegnanti e ha ancora questo fascino, direi. Io credo che sia perché Montessori veramente è partita dal bambino. Ora, è chiaro che non aveva i mezzi che abbiamo oggi per capire i meccanismi dell'apprendimento, ma negli ultimi 30 o 40 anni abbiamo capito tante cose di come funziona il nostro cervello quando apprendiamo, di come si sviluppa la nostra rete neurale, eccetera. E quello che si scopre è che Montessori è andata molto vicino a queste scoperte delle neuroscienze recenti. E quindi, diciamo, piano piano ci stiamo rendendo conto di quanto la sua proposta è moderna, ma è moderna perché rispetta il funzionamento del cervello. Io recentemente ho organizzato un breve corso di presentazione del Montessori attraverso l'Accademia Nazionale dei Lincei, perché il premio Nobel Giorgio Parisi è molto appassionato di Montessori. Abbiamo fatto un incontro con 170 insegnanti di scuola dell'infanzia. E veramente uno vede come le persone che stanno tutti i giorni con i bambini, quando sentono parlare delle cose concrete che Montessori propone di fare, si sentono che risuonano con quelle proposte. Quelle sono cose che capiscono subito che possono fare con i loro bambini. Perché appunto Montessori ha questa capacità di osservare, anche una cultura medica e neuropsichiatrica molto forte, ma questa capacità di osservare i bambini. E quindi di capire i loro meccanismi, non i meccanismi che desidera l'adulto, ma i meccanismi che i bambini mettono in pratica per imparare. Ed è il motivo per cui lei, appunto, ha detto anche: io mi auguro che anche le scuole non Montessori, come dire, tengano conto di questo principio assolutamente fondamentale, cioè mettere al centro di tutto il bambino, anzi, io direi il bambino, i bambini, perché poi il bambino a scuola non è mai da solo, ma è anche con altri. Anche su questo Montessori aveva detto la sua. Assolutamente, e anzi su questo è una delle critiche che vengono fatte a Montessori, conoscendolo meno, nel senso che per esempio sui testi di Montessori, Montessori continua a testimoniare, a raccontare cose che si dicono ai bambini, che è la cosa bella di quando i bambini imparano. Tra l'altro, se uno li sta a sentire, scopre che si dicono le cose in modo che si capiscono molto meglio di come riusciamo a farci capire noi. Grazie al professor Benedetto Scoppola, presidente dell'Opera Nazionale Montessori, per questa sua introduzione al pensiero, al lavoro, all'opera di Maria Montessori e per le informazioni che ci ha dato sul funzionamento delle scuole Montessori nel nostro paese. Grazie ancora.